La verità e la vita, cari, di passaggio vi lascio un messaggio di speranza, un messaggio della Bibbia, un messaggio di vita, la sua vita per le pecore. Gesù Cristo è venuto come agnello e Giovanni Battista, quando lo vide, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Perciò, cari, tutti abbiamo bisogno di Gesù Cristo, tutti abbiamo bisogno della salvezza in Cristo, perché l'essere umano, alleluia, è contaminato dal peccato. Gli uomini sono peccatori e hanno bisogno di ricevere il Figlio di Dio, alleluia, perché Lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato, alleluia, Lui è l'agnello di Dio che ci purifica dai peccati. Amen. Perciò tu devi riconoscerlo come personale salvatore nella tua vita, devi riconoscerlo e accettarlo come personale salvatore. Io ti invito a cercare la salvezza prima che sia tardi per la tua vita, prima che viene, alleluia, il giudizio di Dio su questa terra. Aggrappatevi al Signore, cari, cercate il regno e la giustizia di Dio prima che un giorno voi non potete cercarlo. È tempo di cercarlo, è tempo di abbandonare la via peccaminosa, è tempo di abbandonare la via larga e seguire la via stretta di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto a salvare i peccatori, alleluia, che è venuto a redimere, alleluia, il peccatore, che è venuto a salvare ciò che era perduto. Perciò, caro che mi ascolti, non è un caso che tu stai ascoltando questo messaggio di verità, questo messaggio di salvezza, questo messaggio di amore. Avvicinatevi al Signore, cari, che ascoltate, cari di Cavour, accettate il Signore prima che sia tardi, invoca il Signore prima che sia tardi, prima che viene la tua fine. Salvatevi perché avete un'anima da salvare, cari di passaggio, avete un'anima da salvare, da riscattare dall'inferno. Alleluia, non perdere la tua anima, non perdere la tua esistenza, cercate il Signore prima che sia tardi, prima che i cieli e la terra passeranno. La parola di Dio dice: cieli e terra passeranno, ma la sua parola non passerà. Un giorno questi regni finiranno, ma il regno di Dio non avrà mai fine. Alleluia! Salvatevi dal terribile giudizio che arriverà su questa terra. Salvatevi dall'ira a venire. Oh, alleluia, credete nel Vangelo, credete nel Figlio di Dio, credete nell'agnello di Dio che Dio ha mandato, cari. La sorella. Aggrappati al Signore, caro, non perdere la tua anima, non perdere la tua anima. Se tu di Gesù abbi pietà di me, diglielo. Gesù avrà pietà di te. Oh, alleluia, il Padre Celeste è misericordioso, perciò invocate il Signore. Alleluia, fate un passo di fede, alleluia, prima che sia tardi, cari, di passaggio. Su questa terra tutto passerà, su questa terra tutto finirà. Che ne farai della tua anima? Che ne farai della tua anima? Volete per dire casa?
non può essere la tua anima perdita, non perdere il cammino. Credete nel Vangelo di Gesù Cristo che Dio ha mandato a salvare i peccatori. Gesù è venuto, alleluia, a redimere, alleluia, a sconfiggere le opere delle tenebre. Gesù Cristo è venuto a purificare i peccatori. Oh gloria! Gesù Cristo è venuto a salvare i peccatori. Gesù è venuto a dare speranza ai peccatori. Gesù Cristo è venuto, alleluia, a distruggere le opere delle tenebre. Gesù Cristo è venuto per dare vita ai peccatori. Se tu sei un peccatore, se sei schiavo del peccato, Gesù Cristo ti può liberare. Oh gloria! Gesù Cristo può perdonare i tuoi peccati. Non importa il tuo peccato, se tu chiedi perdono a Dio, il Signore ti perdonerà. È scritto nel Vangelo, alleluia, di Matteo, al capitolo 4, al versetto 17, è scritto: ravvedetevi e credete all'Evangelo, perché il regno di Dio è vicino. Perciò tu che mi ascolti, alleluia, tu, alleluia, che sei schiavo del peccato, ravvedetevi e convertitevi a Gesù Cristo, che è l'unica speranza. Tu non hai bisogno di una statua, tu non hai bisogno di un crocifisso, tu non hai bisogno della messa della domenica per essere salvato, salvata. Tu hai bisogno del Figlio di Dio nella tua vita. Tu hai bisogno di Gesù Cristo, il Messia, il Salvatore, alleluia, il Figlio di Dio. Gesù, alleluia, è il Figlio di Dio, cari. Dio disse nella sua parola: Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna, caro. Accetta Gesù nel tuo cuore, credi in Gesù, non perdere la tua anima, carissimo. Leggi il Vangelo, credi in Gesù. Se il Signore ti chiamerà quest'oggi, cosa gli dirai? Se tu oggi muori, cosa gli dirai al Signore? Pentiti, oh gloria, salvatevi dal giudizio della gente. Salvatevi, cari. Ve lo dico con amore, anche se grido, questo grido è un grido di amore. Mamma mia, salvatevi tramite il grido. Ah, no, se non comincio con me, io devo giacire dopo. Correva, ma... Zitto.